Sì, dopo 22 anni la società, visto che c'è stato il rinnovo della proprietà, della dirigenza, è stata imbiancata la sede, ci sarà una sede nuova, ci saranno tante novità e anche un rinnovamento evidentemente nell'ufficio stampa, perché io ormai rappresentavo un po' in qualche modo il passato recente. Si vuole dare una svolta, si vuole dare un'immagine della Pistoiese nuova, e quindi certo la mia faccia non è una faccia nuova. 22 anni sono tanti, allora i primi ricordi che ti vengono, uno in positivo e uno invece un po' più infelice? Intanto 22 anni dove la Pistoiese ha fatto un percorso incredibile, perché io sono arrivato che era in Serie B, dopodiché c'è stato il disastro della cancellazione del club, ricominciato dall'eccellenza, e poi fortunatamente siamo tornati in Serie C. Ora vengo da due retrocessioni, purtroppo, però alle quali può darsi ci sia anche rimedio, perché l'anno scorso c'è stato il ripescaggio e quest'anno aspettiamo tutti, sembra ci siano buone possibilità anche per la riammissione, quindi restare ancora nei professionisti. Potrebbe esserci comunque la possibilità di restare in Arancione? Sì, la società mi ha chiesto di restare con un ruolo dirigenziale diverso, di rappresentanza a livello istituzionale della città, riconoscendo in me comunque una storia importante.